Carenza di personale in prefettura e in questura a Belluno. Martedì c'è stata l'assemblea dei lavoratori per analizzare la situazione e proporre iniziative di sensibilizzazione al Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'organico. Negli uffici centralizzati bellunesi i numeri toccano percentuali di scopertura del 63% per la prefettura e del 60% per la questura. Come dire, se su tre lavoratori uno lavora e gli altri due non ci sono. L'amministrazione centrale non ha mai voluto sopperire a questa carenza, ma non solo, chiaro, nella prefettura, nella questura, ma anche negli altri uffici, giudiziari, eccetera, eccetera. E credo che il governo debba prendere atto che non si può mantenere un ufficio che è l'area governativa locale, così sguarnito di lavoratori. I lavoratori sono stressati, i lavoratori rischiano di sbagliare a fare anche il proprio lavoro perché c'è troppo lavoro, e poi la prefettura, e non solo, è un ufficio che ha, ha delle funzioni molto importanti, vedersi tutto quello che c'è sugli extracomunitari, sul sociale, eccetera. Quindi è importantissimo, e noi chiederemo sia al prefetto e anche scriveremo anche al Ministero dell'Interno e alla Funzione Pubblica di chiedere una rapidissima integrazione del personale, perché così non si può continuare. È veramente vergognoso che una città periferica di Belluno, con tutte le peculiarità, le difficoltà anche logistiche, venga trattata così rispetto a Treviso, che per esempio è l'organico è quasi pieno. Una carenza che non solo impone dei sovraccarichi di lavoro e conseguente stress non più sostenibili, ma che rischia anche di far inceppare la macchina amministrativa a danno di tutti i cittadini. La prefettura si occupa, oltre che dell'elettorale che ci sta impegnando già per la seconda volta quest'anno, c'ha tutto il servizio che riguarda l'accoglienza degli extracomunitari, degli ucraini anche, che magari sono sotto la gestione del comune, che però noi al Ministero dobbiamo sempre dare dei rapporti giornalieri e continui sulla situazione, oltre che agli richiedenti asilo che arrivano sempre ospitati qui dalle cooperative. Inoltre potremmo anche avere delle difficoltà ad avere dei servizi per quanto riguarda la cittadinanza, perché le pratiche si accumulano, il personale è sempre meno, per i ricongiungimenti familiari, ma anche per i permessi di lavoro.